Buonasera a tutti, ci siamo. Questa è l'ultima lezione magistrale dell'anno accademico, diciamo così. Sono molto contento di avere con noi Edoardo Minati, che terrà una lezione che mi fa molto piacere e sono molto curioso di sentire, perché il tema è sicuramente molto interessante. Comunicazione di servizio. La prossima settimana arriveranno un po' di informazioni sui corsi che iniziano a ottobre, quindi nuovi corsi, e poi arriverà la comunicazione della cena Molly, del festone, perché ormai siete 200.000, faremo da qualche parte, vi diremo dove e quando, e qui ci salutiamo tutti prima dell'estate, spero di rivedervi il più possibile a ottobre. Intanto do la parola a Edoardo, grazie. Buonasera, e quando ho ricevuto questo invito e la relativa richiesta di un tema, ho pensato a questo, anzi in realtà non ho pensato al tema, mi è venuto il titolo. A me succede abbastanza spesso di trovare un buon titolo per una cosa che però non c'è, quindi ho un quadernetto dove ci sono tantissimi titoli e dietro quel titolo non c'è un'opera, una teoria, un pensiero, e questa suonava bene, cioè fare proprio le parole altrui, e io credo abbastanza nel, un po' probabilmente un pensiero antiquato, ma insomma che le cose debbano suonare bene, e se suonano bene forse sono giuste, forse c'è qualcosa dietro questo suonare bene. E quindi ho pensato dopo che cosa c'era dietro questo titolo. Mi sono accorto che effettivamente c'era qualcosa, almeno in me, nella pratica di scrittore, ma ancora prima di lettore, cioè questa spinta, questo impulso, questo desiderio di appropriazione delle parole altrui, cioè ciò che fa poi, secondo me, la ragione profonda del leggere. Ma credo anche in buona misura dello scrivere, perché ho pensato subito, e comincerò con una serie di enunciati discutibili, ma insomma come tutti gli enunciati, ma in questo caso delle convinzioni, non proprio, delle asserzioni su quello che a me la letteratura sembra essere, dopo anni di averla praticata, soprattutto come curioso di letteratura, prima di tutto come curioso di letteratura, e cioè un universo, forse l'unico, forse l'ultimo, dove possa essere, non si possa essere, dove è praticata quella forma normalmente maldestramente usata nella politica, che è il comunismo. Cioè esiste probabilmente nella lingua, prima ancora che nella letteratura, il comunismo, cioè l'idea che non ci siano cose proprie, o almeno non ci siano cose esclusivamente proprie. Questo per una ragione che appunto ha a che fare con la lingua prima che con la letteratura, e cioè il fatto che noi veniamo in una lingua, noi cadiamo esattamente come cadiamo in una famiglia, in una città, in una comunità, noi cadiamo in una lingua che già preesiste, che sicuramente durerà ancora mutando infinitamente, ma come possiamo pretendere allora, diciamo così, una sorta di patente di totale originalità, se già nel nostro stesso apprendere la lingua, nel cominciare a parlarla, noi siamo fin dall'inizio debitori di qualcosa che non è nostro e che diventa nostro e che continuamente restituiamo. L'idea della restituzione è qualcosa che da molti anni cioè una specie di bacchetta di rabdomante che mi guida verso un'idea che possa liberare il più possibile dalle strettoie, dalle pastoie dell'individualità, dell'individuo, e quindi anche della letteratura dell'autorialità, dell'essere autore.
La restituzione invece è piuttosto un'idea in cui tu sei attraversato e da qualcosa che non è esclusivamente tuo e in qualche modo lo riconsegni. Anche la parola riconsegna è qualcosa a cui sono molto, non so perché, affezionato. Cioè l'idea che tu non hai qualcosa di tuo, ti è dato in qualche misura in prestito e lo riconsegnerai. Una cosa del genere mi colpì durante alcune pratiche di tipo teatrale o cinematografico, laddove sentivo dire giustamente da un regista americano che voleva che dagli attori che loro le battute usava il verbo deliver, proprio le consegnassero, le recapitassero piuttosto che interpretarle. Questo corrisponde abbastanza all'idea che io ho della scrittura, cioè qualcosa non, senza fare nessuna teoria di una voce o di un'ispirazione di cui noi siamo esclusivamente medium, cioè non ha nulla di mistico, cioè potrebbe averlo, ma nel mio caso non ce l'ha questa idea che noi siamo attraversati dalla lingua, direi piuttosto qualcosa di specialmente sociale, insomma, semplicemente pubblico, ecco, un'idea pubblica del linguaggio e di cui uno che scrive è un discreto amministratore, dunque ha poi una funzione, non è, diciamo così, un puro diapason che risuona, riverbera quello che gli viene, tutte le vibrazioni che gli arrivano addosso. Il discorso quindi per me è molto legato alla, chiamiamola così, critica dell'identità, della propria, personale, che adesso qui esce fuori una specie di filosofia da pasticcino cinese a fine pasto, ma insomma questa idea che l'individuo sia sostanzialmente una grande finzione, oppure un incrocio magari meravigliosamente delineato, ma di casualità, un fascio di sensazioni, di nervi, di cose accadute per lo più per il caso, appunto questo piovere nel mondo, essere piovuti qui o là, o su o giù, ha un quoziente di casualità che non capisco perché, soprattutto in Occidente, soprattutto in Europa, ma insomma non solo, poi diventi così importante questo concetto dell'avere un'identità, per esempio ricerca che ho totalmente abolito dalla mia vita è quella del conosci te stesso, cioè ma perché? Cioè, chi è questo te stesso così interessante, così unico, così formidabile, che tu debba per prima cosa, come tuo precetto, conoscere? C'è tanta roba e questa roba naturalmente è anche te, cioè tu sei uno dei soggetti interessanti o non interessanti, comunque insomma l'idea di una esclusività, se poi l'applichiamo alla letteratura, all'autore, allo scrittore, mi sembra una delle grandi piaghe moderne, cioè della modernità. Un tempo la sensazione che questa firma, questo impronta dell'artista in quanto unicum, diciamo, col suo stile, ecco, per esempio la parola, altra parola che, insomma, di cui io molto diffido, l'idea, insomma, che ci sia qualcosa di assolutamente riconoscibile nell'opera, secondo me è una diminuzione, una forma forse adatta a una minorità, a una minoranza. Allora capisco che la minorità e la minoranza debbano definirsi fortemente per resistere alle pressioni, laddove invece la grandezza si dissolve molto facilmente, la vera grandezza è nella non riconoscibilità, credo. Questo è la grandezza umana, non so, cioè continuamente salterò di palo in frasca tra il letterario e il non letterario, ma insomma la vera grandezza, la vera appunto magnanimità vuol dire avere un'anima grande, quindi che non ha quei confini dati dal carattere,
dalla difesa di sé, dalla corazza con cui ci autodefiniamo, visto che poi fra l'altro già ci pensano gli altri a farlo, quindi ho detto già sono gli altri che ti definiscono, poi pure te ti vuoi così isolare, ti vuoi così chiudere, vuoi che gli altri ti riconoscano, ma perché? Ti riconoscono come individuo o come gruppo, come etnia, insomma poi l'identità ha il problema fondamentale poi che si situa vari come anelli concentrici dall'individuo, poi ha invece la religione, la razza, tutte cose che mi sembrano per chi scrive un enorme freno e basta, cioè, oppure sono un grande stimolo ma fin quando hai 25-30 anni, quando appunto pensi di dovere con una specie di conato affermare te stesso come diverso da tutti gli altri. Poi da un certo momento in poi chi fa questo, insomma, mi sembra un po' buffo, un po' ridicolo, insomma, per cui poi anche se riconosco perché lo vedo, perché che poi questa cosa può avere un effetto positivo per la figura stessa dello scrittore, per cui tu cominci a essere riconosciuto, identificabile, quindi sei quello che ha l'anello al pollice, o quello che si mette la bandana, o quello che scala le montagne, o quella che non si sa chi è, cioè tutta una serie di figure che più si definiscono e più creano quel fenomeno che si chiama fidelizzazione, cioè allora io è quello che voglio, è quello che amo, perché questo processo, diciamo, di identificazione poi porta tutti noi a identificarci attraverso ciò che ci piace, ciò che leggiamo, la musica che ascoltiamo, no? Cioè questa specie di corredo, ecco, quasi di corredo nuziale che noi ci formiamo facendo delle scelte e qualificandoci rispetto agli altri con queste scelte. Tutto questo, ripeto, mi sembra contraddire molto profondamente invece quello che dicevo all'inizio, cioè che invece la letteratura, grazie a Dio, è uno dei pochi regni in cui veramente non esistono il mio e il tuo. Chi scrive, credo che lo sappia. Lo sappia nel momento in cui formulano qualsiasi frase, insomma, quella frase è stata già scritta, non c'è dubbio. Quella frase è stata già scritta, se non mille volte, forse 10, forse una sola. A me è successo molte volte di avere questa specie di un fenomeno strepitoso di scoprire che io avevo fatto delle cose che erano già state fatte senza bisogno di copiarle, senza sapere nemmeno che esistessero, e dopo dicevo ma guarda che mi ricordo che pubblicai molti anni fa un romanzo che si chiama Il polacco all'autore di Vitti, dove mi sembrava di aver copiato, anzi non mi sembrava, avevo copiato pari, avevo parafrasato, questo per un discorso che magari cercherò di trattare più avanti, come uno consapevolmente usa dei materiali letterari, mi sembrava di aver copiato un video, e in particolare due miti, quello di Aretusa e quello di Ciane, dove queste due ninfe, alla fine, pur di evitare la violenza, si sciolgono letteralmente, essendo poi tra l'altro se stesse delle ninfe d'acqua, diventano acqua. E la mia protagonista di questo libro, alla fine, per evitare uno stupro, veniva trasformata in una fonte. E uscito il libro, qualcuno mi disse: ah, ma tu hai visto il film di Bergman? Io, no, quale film di Bergman? La Fontana della Vergine? Dico, no, l'ho visto, ho visto molti film di Bergman, ma la Fontana della Vergine mi manca. Vado a vedere la Fontana della Vergine e era esattamente la stessa cosa. Forse lui a sua volta aveva utilizzato le stesse fonti, o forse c'era una leggenda vichinga, anzi probabilmente c'è una leggenda scandinava, dove appunto la Vergine per non subire violenza viene trasformata in acqua, ma è uno di quei casi in cui si potrebbe parlare di un'influenza cronologicamente invertita. I primi libri che avevo scritto continuamente venivano paragonati come stile a Landolfi. Io Landolfi non l'avevo mai letto, ma non lo dico con orgoglio, anzi lo dico con vergogna,
Però poi quando l'ho letto ho detto, ma sì, chiaro, io l'ho imitato, io l'ho imitato in quel caso involontariamente. Perché? Perché sono appunto cado dentro un mondo dato e in quel mondo mi muovo e consapevolmente o inconsapevolmente io adopererò le formule, le frasi, persino i giri, il ritmo, la cadenza. Naturalmente poi sarà un po' anche mia, cioè un pochino sarà diverso, quantomeno perché non è bello come Ovidio, o come Landolfi, o come Bergman. Quindi magari uno si accorge che la sua originalità si deve solo al fatto che è peggio dei modelli che ha imitato. Ma quindi non è proprio qualcosa di cui vantarsi, però almeno una differenza c'è. Io le ho queste cose rovinate, le ho sciupate. Però ciò non toglie che quelle cose c'erano. C'erano nella mia cultura, nel mio bagaglio, non c'erano, ma c'erano già perché esistevano. Io credo molto, forse sto veramente inclinando verso il mistico in questa ultima fase della mia vita, però credo veramente molto al déjà vu, a queste cose che sono già accadute, a queste ripetizioni, a questi luoghi in cui non siamo mai stati ma già li conosciamo perché li abbiamo visti in sogno, insomma tutta questa paccottiglia da serie televisiva americana, però effettivamente corrisponde molto bene a questo processo, cioè si lavora e si viene lavorati da sempre dalle stesse immagini, dalle stesse cose. Allora, per evitare di essere soltanto passivamente travolti, di subirle, allora parlo per un momento invece del modo in cui questo può essere fatto attivamente, cioè consapevolmente, cioè che cosa può servire quando si scrive di ciò che si è ascoltato, sentito e letto. Parto da un esercizio che io trovo, siccome so che c'è, almeno alcuni di voi seguono la scuola di scrittura, ecco, allora esercizio, cominciamo come tutta scuola, dove ci sono gli esercizi, uno se li dà, in realtà se li dà un po' da solo, no? Allora, l'esercizio dell'adattamento, del rimaneggiamento e della traduzione credo che siano la scuola che anche uno può fare o seguendo un corso o farsi da solo, da autodidatta, la più utile, anche la più esaltante, perché attraverso questa scuola tu conosci le cose, cioè tu fai gli esercizi e nel fare gli esercizi stai studiando la cosa stessa, quindi è un modo della conoscenza, cioè leggere un testo, trovarlo bello, ma è allora già nell'istante in cui lo si legge, bello, interessante, eccitante, insomma mettete l'aggettivo che vi piace di più, e contemporaneamente cominciare a pensarlo come diverso, per esempio tagliandolo, riducendo. Io credo moltissimo che un testo più è grande, più è un'opera, più è generosa, più è un capolavoro, e più ci si può lavorare dentro, la si può ridurre. A me è successo di farlo professionalmente, diciamo così, su alcune grandi opere, e il fatto che fossero grandi non mi scoraggiava, al contrario mi autorizzava, ho detto ma c'è tanto qua dentro che io posso anche ridurlo, e la grandezza forse passerà ugualmente. A me è successo di farlo, faccio un esempio, con Il Paradiso Perduto di Milton, opera peraltro magnifica e anche molto verbosa, quindi cominciare a cancellare le righe può anche essere, ma puoi addirittura avere la sensazione di ma così è ancora meglio, vabbè, comunque che sia meglio o no, lo puoi fare, puoi estrarre, puoi tradurre, per esempio. La traduzione è un esercizio meraviglioso, basta sapere un'altra lingua, non c'è neanche bisogno di saperla poi così bene in realtà. Io ho fatto, per esempio, come esercizio estremo di questa
di questo tipo di traduzione, traslazione, ho fatto delle traduzioni da una lingua che non conosco, che è il norreno, utilizzando le traduzioni esistenti nelle lingue che conoscevo, cioè l'italiano, il francese e l'inglese, traducendo per esempio, tu dici ma perché? Perché scoprivi che per esempio nelle tre traduzioni diverse c'erano delle interpretazioni, il testo prendeva vita attraverso queste diversità delle interpretazioni, i cosiddetti detti di Odino, o anche chiamati detti dell'Altissimo, che stanno nell'edizione poetica dell'Edda, il più antico testo di mitologia germanica. E lì appunto sto portando questo esempio perché diciamo in ciò che uno può andare a tradurre, questo forse è la cosa più stravagante che mi sia successo di avere sotto il naso, e però queste massime, perché si tratta di detti appunto, di massime, di proverbi, di suggerimenti che Odino rivolge agli uomini, le diverse fonti che utilizzavo, queste traduzioni già esistenti, mi mostravano un intero mondo di senso, continuamente mutevole, proprio a seconda di cosa i traduttori avevano scelto nella loro lingua, di prendere dalla lingua originale, e ho vissuto uno stato di semi-esaltazione nel fare questo lavoro, il più non autorizzato possibile, perché è fatto di una traduzione da traduzione, cioè ciò che, diciamo, dal punto di vista della correttezza è la massima scorrettezza possibile, cioè io non so il norreno, non so neanche leggere il norreno, che è tutto pieno di segni strani, però mi accorgo che questa opera di restituzione e riduzione, perché non li ho tradotti tutti, quelli che non mi venivano, cioè era come i cruciverba, cioè alcuni non mi venivano e allora li ho saltati, come nella settimana di Mistia che poco fa ho visto i miei figli fare in attesa dell'inizio della conferenza. Cioè questo non mi viene, appunto non suona bene o non ho capito veramente, non hanno capito manco gli inglesi e i francesi, quindi lo lascio da parte. Del resto sono tipo 200 massime, allora io penso, ma anche se uno ne traduce solo 100 ha comunque un ricco bottino. Ecco, questo della riduzione, del rimaneggiamento è un lavoro affascinante, è un lavoro se te lo commissionano, ma è un lavoro anche se non te lo commissiona nessuno, te lo commissioni da solo. Una poesia che ti piace, in francese, o in latino, se uno se lo ricorda, quello di scuola, o addirittura in greco. Vabbè, insomma, quella roba che faceva Giacomo Leopardi a 12 anni, tu a 40, ma insomma, non è mai troppo tardi, quindi io continuo a farlo questo per sport, leggendo i libri, per esempio penso a delle soluzioni diverse delle frasi, edito i libri dei grandi maestri della letteratura. Ho scoperto fra l'altro una cosa molto buffa l'anno scorso nella biblioteca di Re Bibbia, dove io lavoro come insegnante, frequentata in quel periodo da un noto detenuto, col quale mi incontravo ogni tanto in biblioteca, e lui aveva trovato, questo è un caso veramente singolare, lo dico per questo, perché è il contrario di Milton, aveva trovato una edizione delle prose di Cardarelli. Ora, Cardarelli è uno scrittore già molto asciutto, molto, molto minimale, insomma, e qualcuno, un detenuto forse, mi sembra un po' improbabile, o forse un donatore del libro, cioè qualcuno che l'aveva fatto sul libro, che poi ha donato alla biblioteca, aveva fatto quello che si chiamava un lavoro di editing su Cardarelli, cioè su un classico novecentesco, e di uno scrittore molto, molto asciutto. A matita aveva cancellato, diciamo, mediamente un quinto del testo, con effetti mirabili. Cioè, infatti adesso voglio andare, il detenuto non è più bibliotecario, ma io tornerò e cercherò quella copia di Cardarelli,
e proverò a proporre, non so l'editore se mai si butti a Cardarelli oggi, improbabile, con l'editoria attuale, insomma erano Mondadori all'epoca, se vuole pubblicare questa nuova versione delle prose di Cardarelli rivista da Anonimo, che aveva fatto un grandissimo e meraviglioso lavoro. Allora, che cosa succede, credo, durante la lettura in generale, quando ti capita per le mani un libro? Che un po' l'emulazione, un po' il desiderio di capire come ha fatto, perché a me quella è la cosa che più piace nel leggere, cioè soprattutto con scrittori o molto semplici o molto complicati, che quindi non si riesce a capire come miracolosamente siano riusciti o a fare una cosa molto asciutta o a farla invece articolata, con una sintassi ampia. Ma come ci è riuscito? Vediamo un momento, vediamo che cosa ci posso fare io subito, cioè subito utilizzare, subito prendere, subito... è una parola un po' brutale, ma insomma saccheggiare, piuttosto che imitare, preferisco il termine proprio saccheggiare, per portare a casa delle cose che possono talvolta immediatamente servire, se stai scrivendo qualcosa, alla cosa che stai scrivendo, cioè subito dentro, o se no le accumuli, le metti là in quei famosi taccuini o pezzetti di carta che poi normalmente non serviranno a niente, non creeranno nulla. Però io credo che questa attività dell'accumulo, del saccheggio dell'accumulo e poi anche dello spreco, cioè che tutto questo non finirà da nessuna parte, non finirà, non germinerà nulla, e vabbè, è un po' quel ciclo di sistole, di diastole, di desiderio e di delusione, di attività e di passività che è la vita in generale, e di cui la letteratura non è altro che un'intensificazione e una messa in forma. Ma insomma, tendenzialmente penso che i movimenti della letteratura siano proprio gli stessi della vita, cioè conquistare e perdere, e avanti così. Quindi questa cosa non è volta, questa cosa di cui sto parlando non è immediatamente volta a un'utilità, adesso questa cosa la prendo perché subito la trasformo, la rielaboro, la faccio mia, no, la rifaccio e rimane di nessuno, rimane lì. A me sono portato, ero un po' indeciso di portare qualcosa, qualche esempio, Colombati mi diceva vuoi proiettare delle immagini, ho detto sì, beh, in effetti sarebbe bello, ma c'è tanta di quella, tanti di quegli esempi, che facciamo la corda, prendiamo l'ultimo libro che ho letto, perché questo libro in effetti si presta a questo discorso, che è un libro molto, molto classico, cioè Una questione privata di Beppe Fenoglio. Allora, perché l'ho riletto dopo, insomma, 15 anni, credo, 20 anni? Perché stavo correggendo una cosa che avevo scritto, dove c'è una ragazza olandese a Roma che fa la ragazza alla pari e che, come una brava ragazza o un ragazzo straniero, vuole imparare l'italiano, e allora lo impara leggendo un libro. E come, non so se lo fate anche voi, insomma, se leggendo una lingua straniera, quando c'è una parola che non capisce, se la segna, piuttosto che fermarsi, diciamo, non ho capito, non so cosa vuol dire, me la sottolineo e poi a casa guarderò il dizionario. E questa ragazza stava leggendo, io non mi ricordavo di avergli dato quel libro, io potevo dare qualsiasi altro, insomma, come invenzione, però stava leggendo questo e dice che si era segnata le parole, e poi nel mio testo c'era XXXX, perché ho detto, e poi andrò a cercare nel libro. Il libro l'ho perso, il vecchio libro l'ho perso, mi sono ricomprato e ho detto, vabbè, a questo punto, visto che è un piccolo libro, lo rileggo tutto quanto. Lo rileggo solo per trovare 10 parole che stanno nelle prime pagine, ecco. Quindi, che ho in effetti isolato e ho poi infilato dentro a posto delle X e delle Y che avevo messo. Queste parole sono latitante, pompiamo, aggrottato,
scoccarle e astioso. Potevano essere altre, ma insomma queste erano quelle che mi sembravano più, insomma, poi non so se in olandese, infatti mi era venuto anche questa idea balzana di chiamare un olandese e chiedergli, ma queste sono parole che tu capisci, cioè voglio dire, magari aggrottato si dice quasi nello stesso modo, vabbè, comunque invece la mia olandese tanto non mi interessa più di tanto la verosimiglianza, e queste le ho prese. Però il fatto è che poi ho letto anche il resto del libro. E allora, e come succede appunto quando uno sta scrivendo qualcosa, quello che sta leggendo o che gli succede, anche guardando la televisione o ascoltando un amico o la radio o qualsiasi cosa, ecco che quella cosa è là, arriva come si dice magicamente, sempre per quel discorso parapsicologico che dicevo prima, arriva e dice, ma allora sta dicendoti la cosa che ti serve, cioè è come se ci fosse un cono, si creasse un cono che insiste sulla cosa che stai scrivendo, e attraverso quel cono piovono dentro altre cose che non erano assolutamente previste e diventano, potrebbero diventare subito materia della scrittura. Per esempio, in questo libro ho trovato un racconto di Poe che viene citato, che è Morella. Allora mi sono ricordato che a circa 300 pagine dal punto in cui io facevo la lista delle parole di Fenoglio che la ragazza olandese non conosceva, c'era un punto in cui uno studentello saputello diceva al suo professore tutti i racconti di Poe che aveva letto, e io avevo messo, se non ricordo male, Una botte di Amontillado, La maschera, La pantomima della morte rossa, Il canto nero, e poi naturalmente, perché non poteva mancare, Il pozzo del pendolo. E sono andato subito ad aggiungere anche Morella. Dice, avevo messo anche Berenice e Ligeia. Berenice perché volevo mettere tra parentesi, ecco appunto, perché l'ho messo? Perché volevo mettere poi tra parentesi dove strappano i denti a una morta. Volevo fare questo inciso, allora ho detto mi serve, devo metterlo solo, mentre gli altri sono citati solo con il titolo, lì mi serviva un inciso, e allora ho messo quello del folle che strappa i denti al cadavere. Al cadavere? Forse era il cadavere. Non me lo ricordo, dovrei rileggere. Vabbè, comunque ci ho messo anche Morella. E perché ce l'ho messo? L'ho messo come omaggio, adesso qui non è più segreto, ma diventa evidente, al libro che stavo leggendo. E allora ho pensato, il libro di Fenoglio non c'entra assolutamente nulla con il mio libro, è agli antipodi di tutto, è un libro breve, eroico, nordico, e il mio invece è verboso, meridionale e molle. Però ho detto, però vorrei che Fenoglio vegliasse, quindi se metto una parola che viene da lui, è come se lui diventasse il demone protettore, il genio protettore, almeno di questo capitolo, non di tutto il libro, ma almeno qui veglia. E poi ho trovato, questa me la sono scritta, questa frase a proposito della Fulvia, la ragazza amata dal protagonista, che viene descritta a un certo punto con una delle trecce pendeva nel vuoto, lucida e pesante. E anche qui ho detto trecce, ma c'è un'altra scena che io ho già scritto, dove c'è questa donna con le trecce pesanti, ma pesanti pure loro, cioè allora anche qui, cavolo, trecce pesanti, ma si dice sempre così, delle trecce che sono pesanti. Nel mio caso non pendevano nel vuoto, stavano, pendevano addosso, oppure non pendevano affatto. E sono andato però a riscriverlo, le ho fatte pendere anche lì, anche le mie, insomma, le sue, insomma, quelle della ragazza. Ecco, infatti qui vedo in questa pagina con la cartina delle langhe l'inizio del libro, queste note prese. C'era anche questa cosa bella di lei che ha le labbra gelate, che ho provato
a variare in modo mio, però non sapevo dove mettere, quindi io sono rimaste appese nel nulla, dove io scrivo labbra che invece di essere calde erano gelate, livide di desiderio. Mi sembrava molto bello, ma non ha trovato allocazione questa frase. Allora ho pensato, ecco uno di quei casi in cui un altro autore diventa, ripeto, l'altro giorno spiegavo a qualcuno che cosa sono gli spiriti, cioè come si chiamano, anzi, gli spiriti nella mia una notte, insomma, nelle favole arabe, cioè i jinn. E mentre lo spiegavo ho pensato, ma forse vuoi vedere che ha la stessa radice proprio di genius, cioè la stessa radice latina, da cui poi anche quella cosa che io fino ai 40 anni non avevo mai capito, cioè perché si chiamasse il genio della lampada, ma perché è un genio quello, intendendo in maniera moderna la parola genio come uno molto intelligente, insomma una grande mente, invece no, è proprio lo spirito. Allora, in questa appropriazione, restituzione, credo che si possa talvolta, non sempre, perché poi questo genio può diventare anche un po' un incubo, cioè qualcuno che ti sta troppo addosso, ti può condizionare, trovarsi il genio che protegge, che illumina o che ispira un tuo libro, un tuo racconto, una tua poesia. Anche fa solo quello, non è che poi devi ispirare tutta la tua opera. Io ho molto diffidenza, ogni tanto anche qualche scrittore che conosco, amico, che insiste sempre con gli stessi scrittori, sono sempre gli stessi, dico ma guarda che ce ne stanno un sacco, è possibile che solo quelli, sempre quelli. Meglio allora, non meglio, ma insomma, trovarsene vari di spiriti, insomma, se deve essere un politeismo, allora ci devono essere sono un sacco gli spiriti, popolano la letteratura, popolano il mondo. L'esempio più forte che io ho avuto di, chiamiamola, protezione, possessione, imitazione, rifacimento, cioè tutte queste cose di cui ho parlato fino adesso, mi è successo l'anno scorso leggendo, in questo caso un autore molto trascurato e semi sconosciuto per prima a me, che si chiama David Vogel, di cui avevo letto tantissimi anni fa un bellissimo romanzo pubblicato da Adelphi, che mi ha fatto pensare che era il classico scrittore che poi Adelphi ritirava fuori dal nulla e ci campava per anni, poi invece ha pubblicato questo che si chiama Vita coniugale e poi si è di nuovo sommerso, finito come era stato già sommerso dalla vita, è stato risommerso dall'oblio. Però per una di queste coincidenze che adesso non sto a raccontare, libro misterioso trovato in scaffale dove non doveva stare da una persona che pensava che fosse mio e invece non era mio, ma allora di chi è? C'ha delle sottolineature, le hai fatte tu, un po' come la storia di Gardarelli, ma chi è che mette le mani in questo? Di chi sono questi libri? Tra l'altro, tornando al discorso del non possesso, io penso che la più bella libreria in assoluto come modello sia quella delle case al mare, cioè quella in cui vedi benissimo che i libri sono stati messi da persone diverse, messi e sottratti da persone diverse, e quindi stanno lì formando un universo del tutto casuale e quindi pieno di scoperte. Allora, in un modo di questo tipo, risbuca fuori Vita coniugale in un'edizione che non era la mia, viene letto dalla mia bella, che lo trovo un capolavoro, ed essendo lei fanatica, al contrario del sottoscritto, compro tutto Vogel subito, adesso me lo leggo tutto quello che appunto dico, da cui io diffido, no? Cioè, non ti fissare, sbaglia, no, tutto Vogel, e grazie a lei scopro l'esistenza di questi due meravigliosi racconti e di addirittura poi di uno strepitoso romanzo inedito, la cui storia potrebbe essere la materia di una vera lectio magistralis, perché quest'ultimo romanzo incompiuto, seppellito in un giardino in Francia, a Parigi, prima che lui venga deportato ad Auschwitz e scompaia, consiste di 18 fogli,
grossi, grandi, ma in cui in caratteri microscopici è scritto questo racconto, questo romanzo che sviluppa circa 240 pagine, che si chiama, è stato poi chiamato, perché non ha un titolo, romanzo viennese, meraviglioso. Vabbè, allora, ce n'è per tutti i gusti, ma cosa mi colpisce, cosa mi parla a me, non parla al lettore X o alla letteratura, questo racconto che si chiama Davanti al mare. Davanti al mare è la storia di un adulterio consumato da una coppia felice e bella di giovani sposi che dalla Mitteleuropa, probabilmente Budapest, non ricordo se viene detto chiaramente, però potrebbe essere Vienna, Berlino, è uguale, vanno a passare una villeggiatura in costa Azzurra, ma la Costa Azzurra degli anni 20, non quella di adesso, quindi un luogo selvaggio. E c'è questa cosa tipica, meravigliosamente tipica, anche già letta in tanti libri, del nordico o comunque del centro europeo che, arrivato sul Mediterraneo, si scioglie, si liquefà letteralmente. E a liquefarlo è il calore, il mare e l'erotismo. Cioè questa miscela vince sull'unità di questa coppia e entrambi commettono adulterio in modo in realtà molto diverso l'uno dall'altro. È soprattutto quello di lei che prende la parte più forte, più anche irresistibile del libro. Insomma, pensa che ti ripensa, io dico, ma io voglio, non ci ho mai pensato, voglio scrivere un adulterio, e l'ho scritto un racconto dove a questo punto questo genio, questo gin che era David Fogel, ho detto questo lo voglio esplicitamente usare, lo metto addirittura a una citazione da Fogel all'inizio di ogni capitolo del libro, stavolta, come dire, mentre Ovidio l'avevo nascosto, Ovidio e un migliaio di altri autori saccheggiati, stavolta proprio in omaggio, soprattutto perché Fogel non esiste più. Voglio essere io che rilancia Fogel. Voglio, purtroppo non ho i social, non ho tutto, purtroppo, insomma, non ce li ho, quindi non posso farlo in quel modo. Quindi tocca farlo in questo modo super obliquo e totalmente improduttivo, che è nominarlo oggi, nominarlo ovunque, metterlo nel libro e soprattutto però metterlo dentro il libro, per cui molte delle frasi, tra l'altro mi ha fatto ricordare una cosa molto divertente, perché Fogel, per capire chi è, ve lo dico, è uno stranissimo incrocio molto sensuale tra Svevo, Kafka e Schnitzler, quindi insomma, roba grandiosa, ma con in più una cosa che poi ho incontrato un giorno su una spiaggia, la traduttrice, cioè una traduttrice di uno dei libri, appunto Davanti al mare, Elena Löwenthal, perché lui scriveva in ebraico, in tempi in cui l'ebraico non era usato come lingua letteraria, e gli ho chiesto, ma come mai è così bello? Cioè io non riesco a capire, come mai è così bello? E lei che l'aveva tradotto diceva, guarda, è piuttosto misterioso, però questo suo modo di usare una lingua non letteraria, ovvero che non lo era nel momento in cui la utilizzava, per descrizioni, cioè la lingua, diciamo, della Bibbia, adesso, grosso modo, per invece un racconto moderno, un racconto contemporaneo. E questo dà questi effetti così potenti, è una potenza che viene dalla lingua e che lui ha utilizzato in maniera spregiudicata e non in maniera, diciamo così, sacrale, come giustamente negli usi religiosi. Questo è più forte di tutto, passa pure in Italia, appunto, dice in italiano è uguale, cioè non è uguale, non lo so, chissà com'è in ebraico, però in italiano è fortissimo, quindi immaginiamoci come possa essere. Mi ha fatto venire in mente, una mi ha fatto ricordare prima, citare Kafka, una cosa che mi è successa varie volte, tanto da farmi pensare che la letteratura sia un fatto oggettivo, che di solito, non per ignoranza né per altro, quasi nessuno riconosce
le cose sepolte dentro i miei libri, dentro tutti i libri, perché non è che si può ricordare tutti i libri e dire ah, ma questo l'ha preso da lì, l'ha preso da là. Però mi è successo in un libretto che si chiamava 19, dove più persone mi hanno detto ah, mi è piaciuto, bello, sì, ma poi soprattutto meravigliosa quella frase, quella cosa che dici. Io guarda, la frase dice più o meno: il problema non è perché siamo stati scacciati dal paradiso, è perché non riusciamo a farvi ritorno. E io dico, e infatti è Kafka. E siccome me l'hanno detto 4-5 persone, allora pensavo già prima che Kafka sia un genio assoluto, eccetera, eccetera, ma pensavo anche che quella cosa si sente. Beh, cioè è un pezzetto, una pepita che sta lì dentro il mio testo, variamente piacevole, però quella cosa lì prima perché è un'assoluta verità che manco il profeta Elia avrebbe dovuto, ma poi perché ha una sua compiutezza che io adesso ovviamente ho sciupato nella memoria, perché non ricordo proprio esattamente come si svolge questa frase, che evidentemente colpisce e colpisce sempre e colpisce spietatamente. Allora penso ancora di più, e ritorno alla mia premessa, perché non usarla? Anche se poi penseranno che è Albinati che l'ha scritta, ma io non è che mi vergogno di essere stato scoperto, anzi io però gli ho detto, ah sì, bella, vero, è Kafka. Cioè, grazie al cazzo. Tutti citano l'unica cosa che non è mia, cioè l'unica, tra le varie cose più belle che ho scritto sono le cose che non ho scritto io. Ma a questo punto se qualcuno la legge, trovandola, come troverebbe una testa romana, un'iscrizione, anche se sta poi nella casa di un cafone, vabbè, tanto però quella è quello che è, che rimane trasposta di libro in libro, e quindi amen. Cioè, se sappiamo di chi è, dichiariamo, quindi a quelli che me l'hanno detto, io gliel'ho detto, non sono io, è Kafka. Poi qualcun altro se la prenderà senza sapere, pensando che sia Albinati, e vabbè. Del resto, quando ho tradotto La tempesta di Shakespeare alla Siale, fu registrata come La tempesta di Albinati / Shakespeare, perché in ordine alfabetico venivo prima io. Se non lo sapete, è una cosa che io dicevo, no, facciamo Shakespeare Albinati. No, l'ordine alfabetico, essendo un autore preceduto, fuori diritti, va seguito. E io da quel momento ho pensato, sì, vabbè, perché no? Albinati, Shakespeare, ci siamo. Due grandi menti si sono unite almeno in questa occasione, perché no? Allora, io ho una marea di appunti che non ho seguito nell'ordine in cui era previsto, però ecco, spero che almeno per questi pochi esempi, io ho citato Fenoglio e un po' di libri o cose scritte da me, perché è più facile per me ricordarle, insomma, senza dover stare a fare scavi o ricerche particolari. Però vorrei immaginare, insomma, che questo sia un procedimento e una necessità abbastanza comune, insomma, che sia, ripeto, più o meno consapevolmente usata. Se non è usata consapevolmente, sono sicuro che lo è inconsapevolmente. Quindi la consapevolezza non è un aggravante, non è una scusante, non è neanche un vizio, cioè farlo apposta. Cioè essere un ladro, essere un cleptomane, in questo caso non sono due cose diverse. È lo stesso modo appunto di appropriazione. Questa è una cosa che, diciamo, nella letteratura è il suo fondamento, non so, credo che sia il suo fondamento, il suo metodo, ecco, se c'è un metodo, se c'è un metodo che riassuma tutti i metodi, tutti i modi, probabilmente è questo, e lo si trova infatti poi al massimo grado nei grandi scrittori.
Io sono sempre rimasto molto impressionato da quella geniale formulazione di questo, di questo di cui io cerco di parlare, in quello, l'immagine del poeta camaleonte tirata fuori, inventata da John Keats, cioè che appunto il poeta è colui che cambia letteralmente colore laddove si posa e assume i colori e le forme dell'oggetto su cui è posato. E anche un'altra cosa molto bella che avevo letto in Gogol, ciò che lui diceva di Pushkin, cioè che Pushkin diventa, tra i cosacchi diventa un cosacco, diventa un aristocratico a corte, diventa un fornaio quando entra in un forno, cioè questa sua elasticità, mutevolezza, appunto tornando al discorso che facevo all'inizio, che questo per me è un segno di grandezza, un segno di grandezza umana, insomma, prima che letteraria. Io non credo che noi riusciamo a esserne veramente all'altezza, adesso noi è un noi molto, molto generico, insomma, riuscire ad essere così bisogna essere, appunto, nei casi che ho citato, appunto, dei veri geni, stavolta intesi nel senso di grandi menti, questa disponibilità, questa disponibilità a continuamente apprendere, ecco, perché apprendere, di nuovo, fare proprio qualcosa che da questi geni è dato molto generosamente, molto, molto liberalmente. Questa è proprio questa liberalità. So che questo va assolutamente controcorrente rispetto a quasi tutto quello che dice la realtà, l'attualità, insomma, che invece punta molto sulla riconoscibilità, l'individualità, l'affermazione, la sovranità, potete interpretarlo insomma in tutte le declinazioni possibili, però penso che almeno nel mondo estetico, nel mondo dell'arte, quindi nel mondo della letteratura, questo invece dovrebbe andare nel senso esattamente opposto, dovrebbe, insomma, va nel senso opposto. Io non amo molto capire subito le cose, riconoscere subito le cose. Quando vedo certi artisti, adesso mi riferisco per esempio al mondo dell'arte, mi annoia terribilmente capire subito chi è che ha fatto quello, perché è inconfondibilmente quello. E allora è come se io lo clonassi. Cioè, allora, vabbè, ho capito, è quella cosa lì. Adesso non ho più bisogno di vedere niente di tu, tanto so che la prossima cosa sarai sempre tu, e allora a che mi serve? Già la so. Questo anche mi riporta brevemente al discorso che facevo all'inizio sullo stile. Io non riesco a leggere gli scrittori per più di 10 pagine di cui riconosco lo stile, cioè lo riconosco, capisco come funziona e basta, allora il resto che è il libro che non leggo a fare. Cioè, ho avuto già, forse sono impaziente, forse non so, forse è un mio difetto, però a questo punto non mi aspetto più niente, cioè mi aspetto questa cosa per altre 100 pagine, 100, 200, 300 pagine. E dunque sono come quei dibattiti televisivi che io non vedo più da tempo, in cui sai già, vedi chi sono gli ospiti e sai già quello che diranno, esattamente, quello farà quel pippone. Sarà il mio prossimo argomento teorico contro i pipponi, anche se ne sto facendo uno adesso, io proprio, un pippone, diciamo, ci sono solo io, quindi è giusto che faccia un pippone. Ma invece in questi dibattiti dove ognuno fa il suo pippone, più nobilmente lo chiamerò contro il monologo, però intendo il pippone. Ecco, tu sai già il pippone che ascolterai, poi appunto clonare i pipponi che hai già sentito le volte scorse e magari cambierà argomento, ma il tono, il modo sarà quello. Allora
Io penso che sia troppo breve, insomma, l'esistenza per ascoltare molte volte la stessa cosa, a meno che sia appunto la tempesta di Shakespeare, allora quella magari te la puoi anche rivedere, ma questa originalità e proprietà e individualità io la bandirei. Questo sarebbe il mio unico atto politico residuo, sarebbe quello di vietare proprio di desiderarla e di volerla affermare sugli altri, con gli altri, verso gli altri, e non perché c'ho un mito degli altri, ma perché in realtà gli altri e i non altri sono la stessa cosa. Sapete chi ha detto questo? Ho scoperto di avere un gemello spirituale. L'ho sentito fare questo discorso anche con maggiore precisione, anzi sicuramente con maggiore precisione, fermezza. Jim Carrey ha detto queste delle cose. Jim Carrey, l'attore, quello di Ace, la chiappa di Ace Ventura, lui, che ha anche di film più nobili, ma insomma quello che faceva le facce, The Mask, eccetera, è affrontato, evidentemente, forse per questo anche non lo si vede più molto al cinema, ha una filosofia superiore, che io appunto ripeto non ho altrettanto efficacemente illustrato, dove lui, tra l'altro, perché era stato stimolato a dire queste cose? Proprio perché gli chiedevano, ma lei che fa tanti ruoli, no? Lei che il cui mestiere è fare altri, no? Proprio lo fa, passa da uno all'altro, e lui dice, ma io, per me questo è ciò che noi facciamo tutti, cioè, è ciò che magari non professionalmente, non essendo pagati per farlo, ma che tutti fanno, che cambiano continuamente la propria identità, perché l'identità non esiste. Infatti l'intervistatore era piuttosto perplesso di questa piega buddista che stava prendendo l'intervista con Jim Carrey. Però evidentemente lui, dai e dai, a forza di fare personaggi, si era accorto di quanto fosse labile questo concetto di proprietà di sé, di essere qualcuno. Nella scrittura credo ne abbiamo un modo, una forma è la sua forma, anzi è la forma. So che normalmente si fanno molti esempi di scrittori che facevano questo o quest'altro, che scrivevano in un modo, in piedi, seduti, 24 ore di fila, oppure una riga al giorno, insomma, cioè, siccome c'è una casistica talmente ampia e talmente contraddittoria che secondo me non ha più senso portarla, questa aneddotica. Però questo tratto, diciamo, credo che possa essere un tratto comune, cioè quella che io chiamerei una postura, ecco, forse il termine più adatto non è metodo, non è ricetta, non è decalogo, ma è la postura, cioè il modo di porsi. E questo modo di porsi, più è basso, più è aperto, più è sotto le parole, la realtà, i maestri, i libri amati, le persone amate, più sta, diciamo, in una specie di posizione non tanto servile quanto proprio di accoglienza integrale, tanto più potrà restituire, cioè tanto più prende, tanto più restituisce. È un modello della generosità che non è basata sul dare il proprio agli altri, ma al non riconoscere come proprio ciò che si ha. Quindi non è una forma, diciamo, di andare verso l'altro, ma semplicemente di riconoscere ciò che di altro c'è già in noi. Fine.
ovviamente approfittato di Edoardo per tutte le domande del caso sul tema, sul tema di cui abbiamo discusso. Tra l'altro è talmente vero, l'originalità è un mito moderno nella letteratura, viene con i romantici, prima anzi l'originalità era vista con un certo sospetto, se non citavi, cioè se non prendevi, se non ti facevi carico di una tradizione, eri uno sfigato, cioè Ovidio non è che sei, non poteva inventare libretto, doveva rimodellare, ricaricare miti in continuazione, no? Prendeva da quello che c'era dietro. Quindi è una roba che è nata in Inghilterra, qualche fricchettone a fine Settecento che si è inventato il fatto che bisognava essere originale a tutti i costi. No? Domande? No, ho visto tipo l'asta qui, no? Appena si vede muovere un dito. Fate qualche domanda. Sì, io vorrei fare una domanda. Intanto grazie per quello che ci ha detto, grazie per il magnifico suggerimento di non avere paura a prendere e mettere le mani su cose scritte da altri che magari hanno letto, ci piacciono, ci suonano, sicuramente mi piacciono, ci suonano perché li abbiamo letti, e siccome è bello, mi sembra, intuisco che apre tutta una serie di prospettive, mi chiedevo, non è che lei ha qualche altro suggerimento, esercizio di rimasticazione e di rilavorazione dei testi esistenti o di altra natura che ci aiuti ad appropriarci di questo meglio, di questo flusso nel quale siamo, che poi cercheremo a nostra volta, se ci riusciamo, di restituire almeno in parte? Ma per non limitare il discorso ai libri, cioè alla parola scritta, io penso che sia utile, o meglio, forse utile, chi lo sa, o forse no, ma comunque insomma, come chiamiamo l'esercizio, la registrazione del parlato, cioè di ciò che noi sentiamo con le nostre orecchie, piuttosto di quello che noi leggiamo con nei libri o negli scritti. Talvolta accade che il parlato, attenzione, il parlato è la cosa più frivolosa, più quando viene mimato, quando viene usato nel cinema, nella letteratura, spesso viene fatto in modo goffo, parodistico, convenzionale, però è vero che ogni tanto il parlato trova formule esatte. Ci sono delle formulazioni che di frasi o anche di battute di dialogo, non necessariamente di pensieri o idee, che come li hai sentiti raggiungono immediatamente la loro perfezione. A me è successo, faccio un esempio pratico, e quindi non è un esercizio, è una cosa che ho utilizzato. Tra i numerosissimi materiali disponibili che ho letto, consultato per scrivere il libro La Scuola Cattolica, ho quasi integralmente utilizzato delle intercettazioni telefoniche. Quindi delle intercettazioni telefoniche sono le trascrizioni di un parlato, anzi di solito poi quando si legge in TV durante le trasmissioni eccetera non si capisce mai perché. Invece le due persone, due cameriere, erano molto articolate, ma anche molto, cioè molto articolate, poco articolate, ma chiudevano le frasi, non dicevano sempre oh hai visto quello, come si legge nell'intercettazione. No, esprimevano ciascuna, queste due vecchie cameriere, aveva scritto, senza saperlo, parlando al telefono, e cioè la cameriera della madre di Andrea Ghira e la cameriera della zia di Andrea Ghira, parlando di Andrea Ghira, avevano, parlando della trasmissione Chi l'ha visto, che aveva per la prima volta ritirato fuori il giallo del cadavere, cioè della salma del legionario spagnolo sepolto in Marocco, che poteva essere identificata quella del terzo, il latitante tra i tre assassini dell'isola di Circeo,
E quella io quando l'ho letta ho detto qui devo fare solo quel lavoro di cui parlavo prima, devo tagliare, aggiustare, ho cambiato i nomi specialmente perché volevo mettere dei nomi in menzione, ma non per nascondere, perché vengono dette chiaramente che sono quelle due persone lì, e quello era consegnato, non so come dire, era già un ready made, diciamo, senza bisogno di... Allora, non dico tutte, se si estendesse questo a tutto il parlato, a ogni cosa, allora diventa falso, però ogni tanto ci sono delle battute esemplari. Tra l'altro siamo in una città che ne fornisce un buon numero, quindi da questo punto di vista c'è una certa fortuna. Magari poi sono irripetibili, irriferibili e non utilizzabili, però quella secchezza, quella asciuttezza, io l'ho, come una specie di massima zen, l'ho sentita alla massima purezza in questa città, esposto nella seguente massima, che il mio barbiere disse dopo aver visto passare due in motocicletta a Montesacro a 180 all'ora. Dopo aver pensato lungamente, mentre mi tagliava i capelli, disse: quelli all'anagrafe li segnano a matita. Allora ho detto: questo è uno spirito, adesso non mi ricordo se l'ho poi utilizzata da qualche parte, però dico, non si può dire diversamente da questo, ed è secondo me molto ancora più bello della frase, visto che prima ho citato John Keats, è ancora più bello di quello che è scritto sulla sua tomba, no? Here lies one whose name was written water, perché è esattamente quello. Quella è un'immagine troppo poetica, invece quelli che i dipendenti dell'anagrafe non facciano lo sforzo di scriverli con l'inchiostro, perché tanto non lo trovo ancora più sublime. Quindi parlato, quello è un registrato. Scusa, non sentiamo. Ah, io ho fatto. Sì, quello per esempio, l'esercizio ho fatto Pound su Elliot, sulla Terra Desolata. Il più grande e il più severo lavoro di tagli che sia mai stato fatto sull'opera di un genio, cioè di Elliot, fu fatta da Pound. Poi Elliot non seguì tutti consigli che erano molto severi, però per esempio seguì quello di abolire totalmente un lungo e faticoso e faticato pezzo che Elliot aveva messo nella Terra Desolata, che era una parodia del riccio rapito di Pope, e che giustamente Pound disse: ma sei bravo, ecco, dimostri di essere molto bravo qua, ma chi se ne frega della tua bravura. Appunto il discorso che dicevo all'inizio, cioè superata una certa... Elliot stesso diceva che dopo i 25 anni non ci si può più perdere tempo a far vedere come i calciatori che fanno vedere che stanno a fare i colpi di tacco. Vabbè, però poi la bravura porta a nulla. Quello è, siccome c'è, tra l'altro è una cosa straordinaria, questo libro, cioè Terra Desolata, nella versione finale di Elliot e nella versione iniziale con i tagli di Pound, esiste in Italia, ripubblicato da Rizzoli, non esiste in Inghilterra. Quindi tutta la cosa che noi diciamo, il paese provinciale, tutti sempre a piangere sull'Italia, esistono in Italia libri che non esistono nelle lingue originali in cui sono stati scritti. Sì, ma non credo per quello, credo che sia proprio il fatto che la curiosità nei confronti di una letteratura altra possa essere maggiore in un paese altro. E comunque quello, ecco, la spietatezza di Pound, che appunto si merita per quello da Elliot il titolo di miglior fabbro, è proprio perché ha fatto proprio il fabbro, nel senso che ha picchiato il martello molto duramente. Altre domande? Una domanda tecnica e non so se ha una risposta. Quando scrive un romanzo, quando si accorge che è finito?
Quando mette il punto e dice basta, non correggo più, non scrivo più. Ha finito in quel senso? Sì. Nelle bozze. Forse è un po' banale come risposta, ma è finito quando il redattore ti dice andiamo in stampa. Se è quello che intende per finito. Se invece quando io dico vabbè adesso posso fare a leggere perché questa, ci scrivo di N, non quando hai finito di correggere, perché quello può andare avanti ancora un anno o 5 anni. No, la parola di N, diciamo così, ma quando è finita quel pezzo che ti toccava raccontare, cioè un romanzo non finisce la storia continua, no? Però si smette di raccontarla. Allora quando pensi che hai raccontato il pezzo che ti premeva, insomma, poi appunto Natascia si sposa, fa i figli, però la tua storia non la racconta più. Poi anche, devo dire, viene portato, che può avere, in realtà poi io non scrivo proprio dei romanzi, non sono un romanziere, quindi i miei libri in realtà potrebbero finire prima, dopo, decido a un certo punto io che finiscono, perché si esaurisce anche la carica che li ha generati, insomma, finisce l'autore, insomma, ecco. Non è un consiglio che voglio dare, insomma, assolutamente, è molto privato, però io seguo un po' quello, cioè basta così, come ho finito la conferenza, cioè che potrei anche andare avanti, ma poi a un certo punto sta sui fili. Grazie. Prego. Questo è il fatto che ce ne sono parecchie di idee, quindi direi che forse uno potrebbe riformulare la domanda in questo modo, cioè quale tra le idee che ti vengono, gli spunti, chiamiamoli così più che idee, diventeranno un romanzo? Diventeranno quando avrai scritto, non lo so, 30, 50, 100 pagine e dirai sta diventando qualcosa. Prima non sai se quello sarà o no un tentativo abortito, una falsa pista, e magari non lo sai neanche quando l'hai finito, insomma, magari viene brutto uguale, insomma. Quindi dal punto di vista della qualità, quello poi non lo saprai mai. Dal punto di vista della... c'è un punto che varia da persona a persona, da libro a libro, scavallato in quale tu sai che quello comunque è un libro, non sei affatto, credo, sicuro che sia bello o brutto, però vedi che lo è, e non è un tentativo, non è un approccio, ma è qualcosa. A me serve parecchio per avere, a me personalmente, prima che pensi che quella cosa lì potrà essere finita, devo essere già molto 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 avanti, ecco. Però qualcun altro invece magari che ha un disegno più chiaro, maggiore sicurezza, allora magari basta solo l'idea, insomma, dall'idea già riesce a figurare l'intero. Io non ci riesco, e comunque ciò non è dirimente rispetto al fatto se quello che tu scrivi poi sarà una buona cosa o no, che invece alla fine è quella cosa che conta, perché forse più terribile di abbandonare un progetto è condurlo a termine e scoprire che è una schifezza, cosa che conosco. La questione dell'identità, eppure lei ha sollevato questa questione che è molto sensibile oggi, nel senso che questo secolo si sta incentrando sulla questione dell'identità. Tutti abbiamo paura di perderla. La direzione dei social, la globalizzazione, probabilmente, il fatto che dobbiamo avere singoli se 10 minuti di vano, se dobbiamo avere il mondo. Quindi questo che lei ha detto va in direzione completamente contraria.
perché a differenza del fatto di battere sempre sullo stile, sulla voce individuale, sulla voce riconoscibile, lei ha detto una cosa completamente diversa, nel senso che invece no, quello che conta è fare in un certo senso perdere se stessi in questa specie di grande mare di identità comune. Ecco, è una prospettiva completamente diversa questa da quella che invece oggi viene affermata, come del resto della mainstream è così, cioè l'identità forse noi più riusciamo oggi come oggi a identificarci ognuno singolarmente meglio è. Invece da quello che ha detto lei sembrerebbe che l'autore è quello che è meno identificabile rispetto anche a chi è ossessionato, non so, dal proprio profilo Facebook e quindi ci mette dentro quello che mangia, come sveste, cosa fanno i figli, cosa fa la moglie, eccetera. Beh, a parte che mi sembra poi questi profili si assomigliano molto perché io vedo tutti i cani, i gatti, cioè quindi tutta questa originalità in questi profili mi sembrano tutti la stessa persona che vanno tutti al mare, qui dove c'è il mare cristallino. Per cui se quello è lo scopo viene mancato. Poi forse io sto descrivendo un sociopatico perché è uno scrittore. Però al tempo stesso questo sociopatico è interessato a queste cose, non è che, cioè non vorrei che la mia, perché avrei dato un'impressione sbagliata, che sia una forma di stacco e disinteresse nei confronti delle cose e delle persone, al contrario uno scrittore si interessa delle acconciature, dei cucchiaini di caffè, appunto delle chiacchiere, delle parole, anche del verbiage, cioè delle stupidaggini che si dicono a tavola. Quindi tutto questo, appunto, ripeto, non è tanto una critica dell'uomo quanto dell'identità come elemento generatore della scrittura. Poi se uno vuole non è vietato, però non è quella la strada che conduce secondo me a un'opera, ecco. Adesso non voglio usare il termine perché sono sempre fuorvianti, però se adesso io dico umiltà sto descrivendo un atteggiamento che può essere che diventa subito frainteso, però è un po' così, nel senso umile solo mentre scrivi, poi può essere arrogante, stronzissimo nella vita, non so, però nella scrittura no, perché se no sei lì che fai l'imbonitore, fai un'altra cosa, cioè fai l'imbonitore di te stesso, insomma. Sì, è vero che la tendenza così è quello invece della riconoscibilità, perché la riconoscibilità crea affiliazione, crea... Perché lo scrittore oggi diventa personaggio, molto. Vabbè, ma lo scrittore, ma io, se gli scrittori in questo sono mille volte più degli artisti, quelli per esempio invece proprio li puoi fiutare a decine di chilometri, quindi alla fine poi la letteratura è anche un mondo un poco meno compromesso di altri ambiti estetici. O pensiamo per esempio al cinema, il cinema in grande misura è ormai opera di manieristi che ripetono la loro maniera, che fa andare ai pazzi i loro fan, mentre diciamo per esempio quel cinema classico che tu vedi, non so, per esempio un certo cinema americano degli anni 50, poi lo vedi e chi era il regista? Aspetta un attimo, ci devo pensare su un po'. Invece adesso ci sono dei registi che tu vedi i titoli e già sai, cioè, a parte che lo sai perché è un po' del biglietto, ma se ti portassero dentro il cinema e ti facessero vedere 10 secondi diresti è lui. E questo ho scoperto che la gente lo ama. Sì, ma perché appunto ripeto che questa cosa dell'identità non è con le cose, solo con le cose che fai tu, con le cose che fanno gli altri e che piacciono a te. Predatorio? Ma se sei rapace poi alla fine dovresti accumulare un tesoro dove ci sono cose molto diverse tra loro. Invece io sto parlando di una modalità
quella stilistica, quella manieristica, dove invece c'è uno e un modo di mettere la chiave da presa o di mettere la frase, insomma. Ripeto, poi non so se dipende anche dalla sensibilità di ciascuno di voi, insomma, rispetto alla parola scritta, alla parola ascoltata, quanto questa riconoscibilità sia qualcosa di cui tu puoi invece essere felice. Molta gente è felice di riconoscere subito il suo la sua casacca, la casacca della maglia per cui della squadra per cui tifa. Credo che il tifo, diciamo, invece nella letteratura non faccia bene. Io leggo solo noir scandinavi. Ok. Buono, cioè, ma non perché, come dire, poi ci sono i gusti che sono indiscutibili, è chiaro che non è che pretendo che tutti amino tutto, io non sono nemmeno tra quelli. Però il gusto è veramente molto, adesso mi rendo odioso, è molto piccolo borghese. Il gusto è terribilmente piccolo borghese. Avere un gusto, una cosa di buon gusto, insomma, è qualcosa da cui se uno ce l'ha se ne deve liberare. Ecco. Se hai del gusto lo devi perdere, devi proprio obbligarti a cancellarlo, perché è una stigma che potrà appunto influenzare o però gli sciocchi, quindi a questo punto non lo so, ci sono livelli, è una cosa che noi abbiamo credo evidenti tutti quanti, ci sono dei livelli, bisogna avere uno dove si va a mettere, dove vuole mettere, dove desidera mettersi, poi se qualcuno desidera mettersi in un certo punto perché gli sta bene, ci si metta, tanti saluti, cioè, in questo la letteratura è un fatto accogliente, cioè, ce n'è per tutti, cioè, quindi neanche poi ci si deve disprezzare o odiare, purché non si dica, questo però no, questo io mi ribello, all'idea che cominci leggendo, adesso non voglio dire un autore di disprezzo, e arriverai poi, perché il libro in quanto tale, come oggetto sacro, ti conduce mano a mano dalle schifezze alle vette. Non è così. Le schifezze sono schifezze, gli scrittori bravi sono bravi, quelli non bravi, le cose, i capolavori sono capolavori, e ognuno si va dove lo porta il cuore. Parto da un aneddoto che mi è venuto in mente quando ho letto il titolo della lezione magistra di poesia, che è questo: ero a Boston per lavoro, invitato a cena da un italiano che aveva sposato una donna turca che viveva tanti anni negli Stati Uniti. Prima della cena mi dice: mi raccomando, parla italiano perché lei sta imparando l'italiano e quindi ha piacere a praticarlo. Quando io comincio a parlare, lei mi parla un ricordo strano in italiano, perché in realtà si era fissato che per imparare l'italiano doveva leggere i libri, come ha detto anche lei all'inizio. Mi dà veramente che era preso con l'odio, Pinocchio, quindi a un certo punto gli dico: dov'è Spagna? Lei mi dice: dietro l'uscio. E non è equivocato, per cui io mi viene pure da ridere, anche dopo gli ho detto: senti, fagli leggere anche altri, e parla così. Allora, da là mi è venuto in mente il discorso che diceva lei dello stile, no? Allora, la domanda è questa: lei dice, quando io leggo qualcuno di cui riconosco lo stile, a un certo punto mi annoio e dico: ma perché devo andare avanti? Ma tanto già so, dopo 10 pagine, il suo stile qual è. Allora, cosa fa invece lei
quando scrivo ogni volta un libro nuovo, per non far annoiare chi lo leggerà e dire ah ecco sì, beh, questo è Albinati, è lo stile Albinati, quindi vabbè, poi dopo 10 pagine e basta, e quindi ma vedete, è molto stimolante la domanda, che mi porterebbe a fare un'altra lezione, perché molto più povera, quindi taglierò corto col fatto che io, diciamo, il precetto che cerco di seguire è quello appunto di mi pare sia Hemingway che lo dicesse, o comunque vabbè, se non era lui, era un altro scrittore grande, che diceva di spezzare la penna ogni volta che si è scritto un libro, no? Cioè, quindi provare ogni volta da capo a creare una modalità, non so se è uno stile, insomma un modo che ovviamente in effetti secondo me è diverso da libro a libro, da storia a storia. Io poi ho scritto, diciamo, appunto libri molto diversi tra loro anche come genere, quindi se c'è la noia, quella, secondo me nei miei libri c'è un quoziente di noia, come dire, garantito, quindi infatti insomma sono uno scrittore di, diciamo così, di nicchia. Poi c'è quelli a cui piace la noia, ho fatto questa grande scoperta, però molto importante, perché tra l'altro la noia è un elemento fondamentale di tutta la letteratura classica, insomma, che, no, quando quello si mette a fare tutta la lista delle navi, o quell'altro, appunto, Ovidio, insomma, tutti i cani di Atteone, sono 50, li mette tutti, non è? Quindi c'era una volta anche una sorta di quasi inclusione dell'idea che il lettore si sciroppa anche una serie di cose, perché come appunto tanti tempi morti, no, dell'esistenza ci possono essere. Naturalmente tempi morti in un racconto di 20 pagine no, però se un libro è abbastanza ampio ci potranno essere anche questi saliscendi dell'attenzione, e se uno non è un lettore, non se li vuole assorbire, va bene, cioè, legga cose più... Tra l'altro su questo, ecco, io credo che sia una grande verità, anche se non so bene come riferire, come tradurre questo in un modo pratico, una cosa che ho sentito dire a Peter Brook, o l'avevo letta, che Peter Brook aveva detto. Peter Brook è un regista che ha fatto spettacoli di 9 ore, quindi, come dire, lunghissimi, molto ampi, molto pesanti dal punto di vista del volume. E lui diceva, sì, ma la questione non è tanto quella del peso del volume, ma io credo lui si ispirasse ai traslocatori o ai mobili che portano, insomma, spostano grandi pesi. L'importante è che sotto ci siano delle piccole rotelle. E questa, che non so che cosa nella pratica voglia dire, però è vera, nel senso che tu puoi leggere un libro di 80 pagine che ti sfascia letteralmente i maroni, e leggerne uno di 800 che invece, dove vai avanti, quando in teoria l'uno dovrebbe essere più leggero dell'altro, proprio per le dimensioni. Dunque, probabilmente è questo il segreto, non tanto di non annoiarmi, quello di cui parlavo io prima non è la noia, io non è che mi annoio, è che ho già avuto il mio. Non è che mi stuferebbe leggere il resto, non mi interessa, perché ho visto come se vedi gli highlights di una partita, poi te devi vedere tutto il resto, no, tanto ho visto i gol, sì, è così, cioè, anche per esempio questo mito dell'interezza. Ma perché? Cioè, anche i libri si possono... Ma non sto dicendo quella cosa lì, il regalo, lo puoi saltare, puoi... No, è proprio così, cioè, spesso anche di una... Per esempio Gadda, cioè, un grandissimo scrittore, io lo leggo a porzionato, proprio perché in quel caso invece il piacere, il godimento è già mio, è già stato sufficiente, per cui posso anche mollarlo là. Quindi non è necessario, non è perché mi annoio, ma perché... Ho avuto quello che dovevo avere. Se questo che dovevo avere è poco, io non è che lo voglio
procrastinare questo poco per altre 200 pagine, quindi smetto per la ragione opposta alla quale smetto, perché smetto di leggere Gatta, perché lì ho avuto troppo e non ne posso più perché sono saturo. Nell'altro caso penso che dovrò sciroppare la stessa roba quando ho capito come funziona, quando ho capito che cosa è capace di fare, che cosa vuole dirmi che è capace di fare. Perché poi c'è un livello molto basso della letteratura, basso inteso in senso tecnico, dove si vede benissimo quello che lui vuole fare. E vabbè, abbiamo capito, è una maniera, è quella che io chiamo la maniera. Allora, quella cosa lì non c'è bisogno di replicarla, ecco, per me. Poi, tanto perché accanto a quello ce n'è un altro di libro, c'è il giornale, c'è la televisione, c'è la vita, ci sono delle interessanti alternative, no? Quindi perché continuare? Infatti io faccio molto spesso, mi viene da fare il parallelo con il cibo. Cioè, se tu vai al ristorante e ti portano una cosa che non ti piace, nessuno la mangia. Perché devi continuare a mangiare? Perché? Mangi un succone, non ti dice neanche, lo lasci. Si lascia, ecco, io penso che... E non è una questione dei lettori, i diritti del lettore, no, è semplicemente andare dove il desiderio, sì, quello che dicevo prima, dove ti porta, se non il cuore, il desiderio, il piacere, ecco, la sensazione di ricevere, ecco, di essere stupito, di essere... di vedere qualcosa che, per tornare a prima dicendo che faceva combatti, vedere qualcosa che non avevi mai visto prima. Talvolta accade, talvolta invece non accade. Allora ci sono partite e partite, ecco, da questo punto di vista. Sono partite che sono più partite di altre. Grazie.